DJI Spark, parliamone. 24 maggio a New York DJI ha presentato il DJI Spark, l'ultimo arrivato della famiglia dei droni DJI ed è il più piccolo della famiglia, il più piccolo della flotta. Ma con questo drone DJI ha rimescolato le carte in tavola. Cosa significa? Per chi non fosse del settore, per utilizzare un drone per poterci lavorare, per poterlo farlo volare, c'è bisogno di una serie di autorizzazioni da parte dell'ente predisposto, e per poterlo utilizzare in qualsiasi scopo, sia quello lavorativo che non, c'è bisogno di un patentino per determinate tipologie di operazioni. Il mondo del volo dei droni è divisibile in due categorie: operazioni critiche e operazioni non critiche. Entrano a far parte di questa categoria che ha bisogno dei patentini tutti i droni che superano i 300 grammi. Al di sotto di questa soglia sono considerati droni non pericolosi. Fatta questa premessa, andiamo a vedere quello che è il DJI Spark. Il DJI Spark è un drone piccolo da poter addirittura mettere in tasca, perché è la metà della grandezza di un Mavic, che l'anno scorso ha fatto faville per la sua dimensione e per il suo peso. Questo drone è naturalmente indirizzato a chi non ha mai guidato un drone e chi lo vuole portare con sé per fare riprese di vacanze, quindi è stato studiato per utilizzi, diciamo, amatoriali tra virgolette. Ma nulla toglie ad un professionista di poter utilizzare le sue caratteristiche per poter lavorare. Questo perché, grazie al fatto che esce fuori da questi parametri del regolamento ENAC, tutte le operazioni, quindi tutti gli utilizzi di questo drone, sono considerati non critici e quindi può essere utilizzato dappertutto, certamente con le limitazioni del buonsenso di non volare sugli assemblamenti di persone, perché comunque quello è vietato per qualsiasi oggetto radiocomandato, ma può essere utilizzato sempre senza incorrere, senza dover richiedere, senza avere patentino, senza dover avere certificazioni speciali, senza dover richiedere autorizzazioni. E tra le altre cose, l'assicurazione, che è comunque obbligatoria, è molto più economica. Ora, al volo qualche dato tecnico, perché di sicuro interesserà. Come detto, il mezzo è molto ma molto piccolo. Comunque, per tutte le informazioni specifiche tecniche, la scheda tecnica, metto qui un link così che potete andarvi a dare un'occhiata. Il drone monta una telecamera con cui è possibile registrare video in full HD, con un ritorno direttamente sul cellulare a 720p. Il drone verrà venduto in due configurazioni: uno solo drone, perché con questo drone è possibile comandarlo direttamente dallo smartphone. Naturalmente, per chi vuole avere un controllo più efficace del mezzo, c'è il kit con due batterie ed il controller, o la radio come si voglia chiamare, in dotazione. Il costo ufficiale non è stato ancora definito per quanto riguarda l'Italia, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 per solo il drone e gli 800 nel kit con la radio e le batterie. Come detto, monta la telecamera in full HD con uno stabilizzatore a due assi, non a tre. In pratica, stabilizzare in questa direzione qui, ma non può fare questo e questo. Il che porta naturalmente questo prodotto a non essere il top per poterci lavorare, ma per le sue caratteristiche questo è uno strumento, a mio parere, ideale da avere in borsa. Si è scatenato il putiferio nella community italiana non appena il drone è stato presentato, perché molti professionisti hanno cominciato a dire: finalmente possiamo fare delle belle riprese anche in zone dove non potremmo normalmente volare. Il dibattito che ne è nato è perché tutti gli operatori SAPR hanno cominciato a dire: questo prodotto non è adatto per il lavoro. Ora, questo termine è assolutamente giusto, ossia non è un prodotto adatto ai professionisti, infatti è un prodotto studiato per l'amatore. Come tutti quanti hanno cominciato a lavorare, tutti quanti sanno, in determinati lavori, come quello del filmmaker, videomaker, fotografo che vuole fare fotografie aeree, normalmente non è l'abito che fa il monaco. E quindi non è lo strumento, il mezzo utilizzato che fa il monaco, ma è la creatività che c'è dietro. Ora, se una persona, se un professionista vuole utilizzare questo prodotto per poter lavorare con le naturali limitazioni, perché è una limitazione alla batteria del volo di 16 minuti, ha un range estendibile massimo di 2 km, può andare massimo a 50 km orari nella modalità sport, quindi la telecamera viene puntata davanti, non è possibile ruotarla. Se un professionista conscio di quelle che sono le limitazioni vuole utilizzarlo per lavorare, può farlo, perché la creatività non ci si mette un freno. Ora, mi rendo conto che tutto questo battibecco nasce perché tutto l'equilibrio che si era costruito e tutti gli operatori che lavorano e hanno pagato e hanno studiato per prendere un patentino di volo come operatore SAPR si stanno rivoltando, perché così cambiano le regole di gioco, tutti quanti possono volare e vendere il servizio di video aerei, naturalmente non in 4K, ma in alta definizione. È anche vero che secondo il regolamento italiano qualsiasi operazione a pagamento, quindi considerata un lavoro, ci vuole la predisposizione comunque del patentino di volo. Questo è vero,
ma per tutte invece le altre operazioni dove ci sono dei giovani filmmaker che vogliono cominciare, vogliono comunque fare delle riprese aeree, questo è uno strumento fantastico. I preordini di questo prodotto cominceranno a giugno, quindi non sappiamo poi quale sarà la data di consegna e messa in distribuzione, io ipotizzo per settembre-ottobre che verranno. Questo era un video fuori dalla programmazione abitudinaria della domenica. Spero che vi sia piaciuto e risulti interessante il mio punto di vista e il concetto della tipologia di prodotto. Vi invito a visitare il sito della DJI per maggiori informazioni e per la scheda tecnica accurata del prodotto. Se il video vi è piaciuto potete lasciarmi un like, così che so che il video vi è piaciuto. Se avete delle domande e io posso rispondere a queste domande, scrivetemele qui nei commenti. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.